Buonasera, ben ritrovati in una nuova stagione di Basketando. La prima puntata, siamo a Omegna all'Autocalvi e insieme a noi debutta su questi schermi coach Ugo Ducarello. Ciao coach. Buonasera, buonasera a tutti. Oh, ma sei contento? Io sono sempre contento. Sempre, 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 sempre? Cerchiamo di essere sempre contenti. Perché è giusto, la felicità cambia l'aspetto. Quello di sicuro, quello fa parte della vita. Meglio sorridere che essere tristi, no? Anche perché tu arrivi da una terra che qualche lezione di filosofia ce l'ha data, no, nella storia? La Sicilia è la perla del Mediterraneo, no? Quindi siamo in Terronia, però arrivano tutti, arriva chiunque. Noi siamo sempre ospitali, siamo sempre solari. Abbiamo grande storia, abbiamo cultura, tradizione, e quando ci muoviamo per il mondo cerchiamo di portare sempre positività e allegria. Allora, questo è un messaggio a pagamento da parte della Regione Sicilia, e il codice IBAN di Lucarello sarà presto già inviato il bonifico. Già inviato il bonifico. Così ride un po' anche, insomma, lui, siete stufi di vederlo, no? Scherzo. Ciao Jacopo. Ciao Dani, buonasera a tutti. Allora, te l'ho detto in intervista, dimagrito, in forma, pronto per una stagione, l'ho scritto, in cui secondo me ci sono tutte le possibilità, le carte in regola di divertirsi. Sì, sicuramente. Per adesso il gruppo è super, ci troviamo bene, abbiamo avuto qualche rallentamento sul programma, però stiamo comunque lavorando duro, lavorando forte. E vediamo di divertirci e far divertire. Ugo, tu non sei abituato alla sfiga che questi nuvoloni che ogni tanto, periodicamente, si addensano su Omegna, no? E quindi la scorsa settimana eri un po' abbattuto perché c'era uno infortunato, l'altro con un piccolo problemino, quell'altro idem. Sono cose normali qui. No, sai, allora io faccio l'allenatore da circa 22 anni, no? E la cosa più brutta per quanto riguarda l'allenatore e lo staff in generale è vedere dei giocatori che si infortunano. Quello là è l'aspetto più brutto. Dopo le partite le puoi vincere, le puoi perdere, dipende sempre come vinci, dipende sempre come perdi. Però la salute di un giocatore per me e per tanti, secondo me, diventa fondamentale. Quindi quando vedi un giocatore che si infortuna è chiaro che ti abbatti, perché ti devi abbattere. E poi ti abbatti cercando di non trasmetterlo, perché comunque devi cercare di dare sempre possibilità al gruppo. Come diceva Jacopo, il gruppo è un super gruppo, in questo momento stanno facendo molta amalgama, stanno bene all'interno del campo, stanno bene pure al di fuori del campo. La seconda partita di precampionato che abbiamo fatto, che è stata di Supercoppa contro Legnano, credo che ci sia stato un bello spirito di squadra, a prescindere da tutti, dai nostri alti e bassi, però credo che fa parte anche del gioco in questo momento. Però il gruppo è coeso, e quindi vedere sempre un giocatore in meno ti dispiace, soprattutto in questo momento che è una fase di costruzione. Ecco, la buona notizia è che domani, nel secondo impegno di Supercoppa, dovresti avere tutta la rosa a disposizione. Mi volevi uccidere quando la settimana scorsa ti ho detto, scherzando no, ma le Final Four sono un obiettivo. Tu mi hai detto, mamma mia, e adesso, insomma, dopo aver vinto Legnano, adesso c'è questa partita molto difficile contro una delle squadre che ha il nome più complicato, perché rischi di dimenticartene un pezzo: Lissone, Casa Basket Brianza. Sono quattro nomi. Vedi, questo io non lo sapevo. Scioglilingua, sì. Allora, io parto da questo presupposto: qualsiasi partita che tu fai, le fai per cercare di giocare, per vincere le partite. Ok? È chiaro che siamo in una fase di precampionato, non sono d'accordo per quanto riguarda questa formula di Supercoppa, per mille motivi, perché comunque storicamente una prima amichevole si fa dopo tre settimane di lavoro,
Se tu vedi statisticamente il numero degli infortuni è molto elevato. Detto tutto ciò, siamo in ballo. Domani per me è una partita di precampionato e di Supercoppa. Quindi dare sempre la giusta importanza a uno scrimmage, dare una giusta importanza alla Supercoppa. Si gioca per vincere, si gioca per cercare di vedere che tipo di lavoro hai fatto durante la settimana e quindi se la squadra ha assimilato per bene determinate situazioni e poi si fa un'analisi anche di correzione. Prima ti dicevo, quando c'erano i giocatori che erano infortunati, questa è la fase di costruzione. In questo momento siamo in una fase di costruzione come tutte le squadre e quindi tutti quanti stanno attenti alla Supercoppa, però stanno attenti soprattutto al sistema di squadra. A non infortunarsi. E Jacopo, due cose. La prima, tu però sai cosa vuol dire alzare un trofeo e quindi credo che al di là di tutto, come hai anche detto tu, coach, ci sia la volontà di arrivare il più in là possibile. Ricordiamo che le Final Four saranno il 24-25 settembre al Palaterme di Montecatini. Ho scritto per anni Road to Montecatini, chissà mai che per una volta si veda davvero Montecatini. Questo e poi ti chiedo in che cosa è differente Jacopo la pallacanestro di Lucarello rispetto a quella di Quilici, di Andreazza, Salvemini e di Ghizzinardi. Vabbè, per la prima domanda chiaramente è sempre, vincere è sempre bello, però come detto da Ugo è pur sempre precampionato e sicuramente nel corso della stagione cambieranno tante cose e la Supercoppa resterà un trofeo di prestagione. Quindi in questo momento è importante rodare un po' i meccanismi o i primi principi del gioco, del gruppo, i primi schemi e tutta quella parte tattica. Poi chiaramente, come si dice, vincere aiuta a vincere ed è sempre bello. Alzare un trofeo è una bella emozione, qualsiasi trofeo sia, poi in questo caso anche ufficiale, non è un torneo così tanto però, beh, Anche perché negli ultimi 2 anni due chi ha vinto squadre non è su salita. quattro, no, però non è vero anche ti dico un'altra cosa, due squadre su quattro che sono andate alla Final Four di Supercoppa sono andate anche alla Final Four di Ferrara e l'anno prima la stessa cosa, due squadre su quattro, quindi insomma ha un valore. Beh, certo, poi Ci comunque arrivano le squadre forti, voglio sì, dire, non è che la ci qualità arrivano. del roster penso influisca già dal precampionato, però resta comunque prestagione, sì, aspetta. Vai, vai. Allora, statisticamente l'anno scorso Zinò ha vinto il E poi trofeo, è salita. Però statisticamente è arrivata alle Final Four e non ha vinto il è salita campionato. lo stesso. Ma fatti di pescaggio, cioè è una cosa totalmente diversa. Quindi No, però statisticamente dico che sono l'anno scorso arrivate. era. Vigevano, arrivata L'anno prima aveva vinto Faenza, sì, però quell'anno. Faenza, però c'era arrivata Piacenza l'anno prima, insomma, c'erano arrivate delle squadre che poi sono andate fino in fondo, sempre. Due su qua, genere 50% delle squadre che vanno alla Final Four di Supercoppa le ritrovi anche alla Final Four o in finale. Mentre per il discorso Tecnico. tecnico su Ugo, beh, dà mo molto spazio a basket semplice, possiamo chiamarlo così, nel senso va bene eseguire il giochino, ma se c'è un vantaggio sfruttiamolo invece che andare a macchinetta e poi è molto improntato sulla parte difensiva, che deve essere comunque la chiave di questa stagione, ma Quindi tu non giochi? no, infatti, io incito la panchina. No, Ti dai, è piaciuta questa, eh? vediamo. Vedremo durante l'anno. Allora, facciamo un passo indietro, andiamo a rivederci i contributi relativi al successo della Pafoni nel turno numero 1 di Supercoppa al Pala Borsani contro Legnano. La prima gioia stagionale c'è. La Pafoni ha infatti vinto sabato al Pala Borsani di Castellanza contro Legnano, conquistando così il passaggio del turno in Supercoppa. Il secondo turno si giocherà mercoledì alle 20:30 a Bernareggio contro Lissone, Casa Basket Brianza.
La vincente di questa sfida giocherà in casa l'eventuale turno successivo contro chi uscirà con il sorriso dall'incrocio tra Piacenza e Crema. Una partita dominata di fatto nel punteggio e condotta dal primo al quarantesimo quella di sabato per i rossoverdi, trascinati da un monumentale Chinellato, autore di un primo tempo davvero da stropicciarsi gli occhi. Saranno 22 alla fine i punti per l'ex giocatore di Rieti e Piacenza. Sugli scuri anche lo sloveno Kosic, 15 punti, una magia da metà campo sulla sirena e tante giocate intelligenti al servizio della squadra. Ottime indicazioni con esperienza e solidità sotto i tabelloni sono arrivate da Baldassarre e Ballanzoni, grande impatto anche da parte del giovane Gravaghi, autore di 11 punti e di giocate che hanno alla fine fatto pendere l'ago della bilancia dalla parte della squadra di Ducarello. Ducarello che ha dovuto fare i conti con l'assenza di Fazioli, ma che ha comunque recuperato Solaroli e proprio Balanzoni. Indicazioni dunque più che positive, perché la vittoria è arrivata sul parquet di una delle favorite insieme alla Paffoni per raggiungere i primi quattro posti, un Legnano che però era priva di Raibio e di un altro giocatore importante come Gobbato. Chi ben comincia è a metà dell'opera, si suole dire, certo che se il buongiorno si vede dal mattino, questa Paffoni potrà davvero fare divertire e non poco i suoi tifosi. Bravo. Partiamo dalla coda della tua domanda. Purtroppo invece che recuperare i giocatori li perdiamo. Oggi si è scavigliato Ghigo e quindi le rotazioni si sono ridotte ancora. Per quello che riguarda la partita di oggi, i ragazzi hanno combattuto. Volevamo cercare di dare un minutaggio un po' più basso ad alcuni giocatori, ma purtroppo poi dopo infortuni, falli eccetera ci hanno obbligato a dare troppi minuti a Planezio, a altri giocatori che hanno giocato tanti minuti di fila. La partita è stata meritatamente vinta da Omenio, sostanzialmente sono quasi sempre stati avanti, abbiamo avuto un approccio un po' negativo, loro hanno avuto grandissime percentuali a tre punti nel primo tempo, abbiamo messo un paio di volte la testa avanti, però ci è mancato sempre qualcosa. Allora, sul fatto che bisogna lavorare tanto, la squadra lo sa, la squadra è molto rinnovata e la cosa che adesso comincia a essere preoccupante riguarda infortuni e giocatori assenti, perché se da un lato queste partite ufficiali ma anche le amichevoli ci danno spunti tecnici su cui lavorare, su cui migliorare, se poi in allenamento i giocatori sono infortunati diventa poi difficile lavorarci e migliorare. Bisogna avere un po' di pazienza, confidiamo che settimana, che da lunedì rientrerà a pieno regime Gobbato. Confidiamo che la distorsione alla caviglia di Ghigo sia di lieve entità e vabbè, Raibio sappiamo che sarà una cosa abbastanza lunga, quindi dobbiamo metterci in testa che i giocatori saranno questi e fino a che non rientra Nick bisogna andare avanti con i giocatori che abbiamo. Sono contento anche dell'apporto dei ragazzini dell'Ava, Ferrario Morelli, anche lo stesso Dagri che ha giocato un minuto e mezzo, due, ci è andato un po' di fiato e soprattutto ci dà una grossa mano in allenamento. Omenio ha chiamato, no, ha fatto un cambio di marcatura, ancora Planezio che prova a buttarsi dentro, non ha fortuna perché non c'è un fischio. Mi sembra che al di là del punteggio Legnano incomincia ad andare un po' in sofferenza in questo terzo quarto. Ancora Chinellato, time out di Piazza. Una bellissima giocata di Marino Sacchettini. Alla fine Tommy, diciamo, nonostante l'età, ha una qualità immensa nelle mani. Qua Omenia continua a sparare con una precisione incredibile. Non c'è ancora la gamba, e tra qualche mese questa azione sarà canestro sicuro. Qui sei in possesso Omenia, Piccarelli sul blocco di Fomba, prova ad attaccare il canestro, scarica per il numero 20 di Omegna. Ma 6-2 il punteggio per gli ospiti, andiamo senza due rotazioni con sette giocatori veri dunque a disposizione. Lo scarico del nuovo entrato Balanzoni per Chinellato che segna subendo il fallo. 6 secondi è un buon tempo, Piazza chiama cambio sistematico su eventuali pick and roll, cambio subito,
Ghigo non esce e prende una bomba in faccia. Dunque, dopo aver sentito, no, sentitolo, voi a casa non avete sentito, io l'ho visto questo ciak inguardabile della signora Cairella, facciamo un appello che torni presto il nostro grande Gianni, che ci manca, quindi già dalla prossima settimana torni al suo posto nel ruolo di ciak man, come lo chiama mio figlio, grande, grande Gianni, che, il cui cuore ha fatto un po' le bizze, ma insomma, tempra forte, quindi è in forma e presto sarà nuovamente con noi. A proposito del primo turno di Supercoppa, ci sono stati dei risultati, alcuni sorprendenti, in particolare la vittoria larghissima della PL nel derby contro Livorno, poi ci vedremo ai lazzi di questa partita. Sull'avversario di domani, Ugo, che avversaria è? Ma è una squadra giovane, molto giovane, giocano con grande energia, grande intensità, hanno pure qualità. È una squadra da stare attenti, me ne parlava pure Paolo Piazza, l'allenatore di Legnano, perché loro sono molto aggressivi, l'americano loro si è fatto male giusto quella partita, e quindi dobbiamo essere, stare attenti a determinate situazioni, però cercare di fare la nostra pallacanestro, provare a fare la nostra pallacanestro. Un flash con entrambi, è chiaro che non si parla di singoli, negli occhi c'è la prestazione mostruosa nel primo tempo di Chinellato sabato, negli occhi c'è la prestazione costante e la capacità di leggere le situazioni della partita da parte di Kosic, che credo che abbia avuto un impatto tecnico, ok, ma anche proprio empatico con la città, con l'ambiente, con la squadra, straordinari. Cioè, quello che mi lascia veramente incredulo è stato questo, cioè nel senso questa empatia che si è subito creata da parte del ragazzo nei confronti di tutti. Il ragazzo veramente, veramente bravo. Hai detto tutto tu. No, come dicevo, durante la costruzione della squadra la cosa principale era andare alla ricerca prima di bravi ragazzi, bravi bimbi e poi giocatori che avessero delle qualità. Secondo me l'abbiamo trovati, sono tutti bravissimi ragazzi. Ok, Chinellato l'anno scorso ha fatto la finale, secondo me è un ragazzo che è molto futuribile, che ha grande potenziale, è chiaro che deve correggere tutti i suoi limiti che ha, soprattutto dal punto di vista mentale, o se no non sarebbe in Serie B, ma sarebbe piano superiore. Kosic è un ragazzo che comunque è esperto, ha giocato anche da playmaker, si adatta per bene, è un ragazzo straordinario, credo che tante persone abbiano già conosciuto la bontà di questo ragazzo. Stamattina io l'ho incrociato per caso a Omegna, mi aveva inviato un messaggio dicendo ci andiamo a prendere un caffè al bar. Io avevo video da fare con Filippo e quindi non ho potuto raggiungere il ragazzo, però ragazzo di grande disponibilità, mi auguro che le cose vadano in una determinata maniera in modo da, come dici tu, da divertirci. Poi tra l'altro se tu sei l'ambassador, first ambassador della Sicilia, lui è già un first ambassador di Omegna, perché su Instagram mette le foto bellissime mentre fa il bar, cioè insomma anche da questo punto di vista... Sì, 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 Jean. Ragazzo super, non era scontato perché comunque arrivi qui, sei l'unico ragazzo straniero, parliamo tutti un'altra lingua perché è vero, ci aiutiamo con l'inglese, però spesso tra di noi ovviamente parliamo in italiano, ma lui invece non ha fatto problemi, si è reso subito disponibile, si è integrato nel gruppo, non è di quelli che si isola, anzi vuole partecipare un po' a tutto ciò che facciamo anche fuori dal campo e sta imparando l'italiano anche. Sì, a dicembre lui parla italiano. Sì, a dicembre lui parla italiano. Lo parlerà, quindi niente da dire, oltre a... al giocatore che comunque non si discute perché già dai primi allenamenti si intuiva il talento. Quanto avevi bisogno di un giocatore così al tuo fianco? Avere giocatori forti di fianco è sempre bello. Poi chiaramente non solo lui, hai citato Chinellato, ma secondo me siamo nel complesso un bel gruppo
e possiamo fare bene, divertirci, come detto prima, far divertire un po' tutti. Assolutamente sì, dicevo degli highlights del derby di Livorno, andiamo a vederceli. L'influenza di Gianni c'è già stata perché il Chuck è migliorato alla terza, perfetto. Ok, domani Bernareggio, eventuale gara terzo turno, qualora si dovesse vincere, mi sembra di aver capito, alla luce di un regolamento un po' complicato, però dovrebbe essere in casa, c'è stato il sorteggio se non ho capito male, almeno questo è quello che mi ha detto il direttore generale Carlo Alberto Padolazzi, o sbaglio? Ugo? Non chiedere a me, non lo so. Io sono contrario, l'ho detto, neanche so, cioè non è che mi interessa più di tanto, mi devono dire solamente quando gioco. Domenica, se si gioca in casa, domenica alle 20:30, da quello che ho capito si gioca domenica alle 20:30 in casa, in caso di vittoria di mercoledì. Sì, diciamo che le formule in questi ultimi anni sono state formule un pochettino complesse, quindi non è che si capisce così bene, però ti dico, domenica si gioca, tanto giochiamo mercoledì, poi vediamo domenica. Poi è vero anche che ti faccio un altro esempio. Tu vai a fare una Final Four a Montecatini, metti che Montecatini perda a Livorno, cioè spettatori, un palazzo da 6.000 posti con quello del Palaterme, non ci sarà quasi nessuno, non è un grande spot per la pallacanestro. Anche l'anno scorso a Ferrara non è che fosse pieno i palazzetti per la Final Four. Dico, ok che magari per questioni logistiche e organizzative devi muoverti prima, ci mancherebbe, però... Cioè, vedere uno spettacolo, una Final Four in un palazzetto da 6.000 posti con quello di Montecatini, se non c'è Montecatini con 300 persone, come abbiamo visto le Final Four a Montecatini di Serie B per anni, qualcuno si deve dare una domanda e poi darsi una risposta, che non è solamente l'unico palazzetto da 5.000, 6.000 spettatori dove ci sono 300 persone, durante una manifestazione o durante una partita. Quindi qualcosa non va. Oh, solo qualcosa, cioè, a me è piaciuta molto l'intervista di Banchi, sui mondiali, no? Che ha fatto questa intervista della Lettonia, ha spiegato il fenomeno Lettonia col discorso delle scuole, col discorso che hanno fatto vedere le partite nelle scuole, mega schermo, a riga, sono cose che in Italia sono impensabili, cioè nel senso, vabbè, sto zitto che poi
Vabbè, sto zitto perché non ho una grande stima dei vertici federali della pallacanestro italiana. Basta che qualcuno inizia comunque. Qualcuno inizia, poi vediamo. Se tu consideri che uno spot, in uno spot pubblicitario dove ci sono giocatori, atleti, non c'è un cestista, hai detto tutto. Prima, agli anni 80-90, quando c'era la vera pallacanestro, lo spot pubblicitario era migliore. Oggi si fa fatica, però non è che dobbiamo sempre piangerci addosso. Ho capito, ci possono essere dei problemi dal punto di vista federale o dal punto di vista organizzativo, però ci sono, quante società ci sono in Italia? Parecchie. Chi è che sta facendo certi tipi di investimento? Nessuno. Strutture, marketing. In Germania, anni fa, la cosa era la stessa, privatamente hanno investito. Ugo, allora, nuovo presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, ti ringraziamo per questi 50 giorni a Omegna, in bocca al lupo per la tua nuova avventura. Adesso ci vediamo la clip di Domo Bianca, hai parlato tanto, grazie Ugo, mi raccomando domani. Sì, mi raccomando a te. Mi raccomando, grazie Bala. Grazie Dani, buona serata a tutti. La clip relativa alla giornata speciale, che hanno vissuto anche loro due in prima persona, di 2-3 settimane fa ad Domo Bianca con i ragazzi diversamente alibi al camp, Disability Camp. Vediamo. È in corso di svolgimento il primo camp organizzato dalla Pafoni Fulgor Basket e dall'Associazione Kenzio Bellotti a Domo Bianca 365 in collaborazione con lo studio ABC di Domodossola. Penso che la cosa più bella sia vedere l'entusiasmo di questi ragazzi e la felicità dei loro genitori. Esatto, hai detto bene Daniele, è un grande orgoglio essere qui oggi, aver organizzato insieme all'Associazione Kenzio Bellotti questa esperienza. È un po' l'esperienza appunto zero, quindi nasciamo un po' da qui, speriamo veramente che negli anni a venire questa cosa si possa ripetere migliorandola, perché sappiamo anche noi che è la prima volta e ci siamo messi in gioco veramente tanto insieme a voi e speriamo che possa continuare. Che cosa hanno fatto i ragazzi, cosa stanno facendo in questa settimana? L'equipe dello studio ABC si è occupato appunto della strutturazione delle varie attività, abbiamo fatto della musicoterapia, grazie allo staff di Domo Bianca abbiamo potuto far accedere anche i ragazzini su sedia a rotelle al Parco Avventura, perché è adibito proprio anche per questi ragazzi con patologie gravi, e poi attività di animazione ma anche ludico-ricreative, c'è una guida naturalistica oggi qua con noi e faranno quindi anche un'attività di questo tipo. L'intervento del CAI con le Jolette, sempre per i ragazzi più in difficoltà. Questo pomeriggio invece l'intervento dell'elicottero, quindi giri in elicottero con Eliossola, e successivamente il gruppo cinofilo per la ricerca di dispersi coi cani da ricerca. Jacopo, quanto sono importanti anche queste iniziative per voi, per la squadra, per la società? Beh, importantissime, perché è bello stare vicino ad associazioni del genere,
soprattutto in un posto così bello, quindi è un valore aggiunto e umanamente da tanto e ci fa piacere, penso anche a loro ovviamente. Sei qui da 6 anni, insomma l'attività extracampo è sempre più determinante e importante per la Pafone. Sì, con l'associazione Kenzo Bellotti in primis, ma poi comunque vicini a realtà del genere, è bello far parte di questo movimento, chiamiamolo così, non solo come gruppo squadra, ma proprio come città, come territorio, come persone che sono vicine a cause importanti, e fa piacere partecipare. Per un papà cosa ha significato, cosa significa questo camp? Un'esperienza fantastica dove c'è un'area di libertà proprio per i ragazzi. Per chi ha problemi con i nostri bambini ed è splendido confrontarsi anche con altre famiglie come le nostre, dove ti senti quasi, sai che puoi parlare con quelle persone e sai che loro sanno quello che provi senza non togliere agli altri, ci mancherebbe altro. Però vivi una situazione particolare. Una gioia per i vostri figli ma anche per voi genitori. Anche per noi genitori, sì. Un ambiente bellissimo, uno staff stupendo, dove veramente si sta veramente, veramente bene. Vorrei fare i complimenti a tutti, veramente. Grazie. Grazie a tutti per quello che avete organizzato. Quanto è importante, Michele Burlotto, per la società un momento di questo tipo? È un momento che racchiude in sé tantissime cose. Un momento di aggregazione con tutti i ragazzi e le loro famiglie che chiamiamoli qui, che sono un po' meno fortunati di noi e dei nostri atleti, ma ho visto che già è una giornata produttiva perché c'è stato un interscambio e una socializzazione sincera e un bel momento per stare insieme. È un momento importante perché Fulgor, che con grande fatica ma con grande ambizione vuole esprimere il più possibile quelle che sono le bellezze e le qualità del nostro territorio, in un posto accogliente, meraviglioso, e siamo orgogliosi di essere qua. E un'altra cosa importante, che sono i primi passi per i nostri giocatori, per la nostra nuova avventura sportiva, e i ragazzi incominciano ad apprezzare qual è la missione della Fulgor, le persone che ne fanno parte, le bellezze del nostro territorio e i valori che guidano la nostra società. E poi c'è questo rapporto consolidato che oramai è da 3 anni con il gruppo Altaire, con Inenergy, Domo Bianca. Io e tutta la società siamo grati del sostegno che questa azienda ci dà ormai da tempo e siamo orgogliosi che imprenditori così capaci intuiscono la missione e gli obiettivi che si propone la Fulgor. Più contenta, mamma Ilaria o Matteo? Credo proprio Matteo. È stato bello? È stato super questo camp. Quanto ti stai divertendo, Matteo? Un mondo. Un sacco. L'esperienza quasi la più bella della mia vita. Qual è la cosa più bella che hai fatto? Secondo me la devo ancora fare, secondo me l'elicottero. Allora. Ah, vedi che già mette le navi avanti. Qualcuno ha preso, Ila? Tutta la mamma. Eh sì. Comunque noi possiamo solo ringraziare tutti voi, perché veramente questa è stata un'esperienza che penso per tutti ragazzi e anche tutti noi genitori, che davvero ci ha dato tantissimo. Grazie.